noi percepiamo la qualità in continuo divenire. Oggi gli aspetti della certificazione di origine sono fondamentali, ma allo stesso tempo nel vino entrano in ballo il biologico, o meglio ancora la sostenibilità e quindi gli standard come Qualitas. Stiamo parlando di applicazione della robotica e dell'intelligenza artificiale al settore agricolo. È una realtà in crescente espansione. Il momento in cui il nostro uomo del Neolitico, 10-11 mila anni fa, che diventa improvvisamente agricoltore, comincia a scegliere delle piante, non solo di vite naturalmente, ma di melo, di grano, eccetera. E queste piante da quel momento non sono più capaci di vivere da sole. Questo podcast è parte di Cap for Agro Innovation, progetto di ImageLine cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili. Istantanee, flash, passaggi da altre serie podcast. Non podcast qualsiasi però, podcast agricoli italiani. Io sono Barbara Righini e questo è Coltiviamo Innovazione. Se siete arrivati fin qui, fino alla 12ª puntata, già sapete che questo podcast fa parte del progetto europeo Cap for Agri Innovation e che qui mi occupo di innovazione e di trasmissione di conoscenza, in particolare nel contesto della nuova PAC, la politica agricola comune. Ebbene, questa puntata, l'ultima della serie, è una puntata speciale. Voglio omaggiare uno strumento di comunicazione relativamente nuovo e che nel settore agricolo è ancora poco utilizzato, il podcast appunto. Innovazione significa anche trovare nuovi modi di raggiungere agricoltori e chiunque sia interessato all'agricoltura per trasmettere loro informazioni corrette e comprovate dai dati, dai riscontri scientifici. Vi dico subito che i tre brevissimi assaggi di trasmissioni che avete appena ascoltato arrivano da tre serie che approfondirò: Terra, le radici del futuro, Fatti di Terra e il podcast della Rete Rurale Nazionale. Appuntatevi subito i titoli e restate fino alla fine perché li ritroveremo più tardi assieme ad altri consigli d'ascolto. Ospite questa volta quindi non può che essere un podcaster, Andrea Scappin di AgriFake, serie che ha appena concluso la seconda stagione. Prima di ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto assieme un po' di tempo fa, ecco qualche altra suggestione. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Welcome to Seeds of Tomorrow, a CPVO podcast series. In this series, we delve deep into the world of plant variety rights. Non si stanno affermando solo in Italia, ma vanno forte soprattutto all'estero, dove hanno preso piede prima rispetto al nostro paese e ovviamente non mancano gli esempi di serie dedicate al mondo agricolo. Se masticate un po' di inglese o di francese, vi lascio poi nella scheda che accompagna la puntata su Spreaker alcuni riferimenti. Un po' di dati per capire l'importanza del mezzo. Secondo l'ultima indagine Ipsos datata 2023 e che prende in considerazione gli utenti internet fra i 16 e i 60 anni, i podcast in Italia hanno raggiunto 11,1 milioni di persone nel 2022, erano 8,5 milioni nel 2020. Si prevede che l'audience crescerà. Secondo le analisi di Statista arriverà a valere il 15,6% degli utenti internet nel 2027. E chi ha puntato sul mezzo è Andrea Scappin. Se siete appassionati di podcast sicuramente lo conoscete. Il suo AgriFake può essere considerato un caso. La serie va proprio nella direzione giusta, provare a diffondere conoscenze che abbiano alle spalle una base solida. Dopo la prima stagione, con la seconda appena terminata, Scappin si è circondato di interlocutori interessanti. Prima di ascoltarlo, ecco qualche passaggio dal suo AgriFake. AgriFake, la seconda stagione, il podcast che parla di agricoltura, piante e cibo,
senza censure e non political correct. Non abbiamo parlato del Kamut, che solo in 10 secondi cos'è il Kamut e perché... Temevo questa domanda. Allora, io anziché Kamut parlerei di Triticum Turanicum. Un cambiamento, certamente c'è un'evoluzione. In questo momento abbiamo l'unica cosa seria di cui possiamo parlare è un grado e mezzo in più di temperatura. Non certo. E tutto questo si è risentito. Non c'è dubbio che stiamo raccogliendo l'uva 20 giorni prima di quando la raccoglievamo. Giovane e appassionato di agricoltura al punto da volerle dedicare moltissimo del suo tempo libero. Ho conosciuto Andrea anche se solo virtualmente, mi è sembrato un vero entusiasta. Sentite cosa mi ha raccontato di sé e della sua personale avventura nel mondo dei podcast. Io lavoro in ambito agricolo appunto perché mi occupo di ricerca e sviluppo, ho diverse esperienze in diverse aziende, però l'idea del podcast e di questa passione per fare divulgazione è una cosa extra che faccio come libero professionista, come Andrea Scapina, ecco. Ed è una cosa che mi ha appassionato molto. Poi ovviamente sono molto appassionato di piante, infatti ho avuto un periodo dove, che continua ancora, però prima era ancora più forte forse, dove piantavo alberi. Quindi ho piantato un sacco di alberi e mi piace molto l'idea di piantare gli alberi. Poi ho altre passioni e come tutti i trentenni, penso, in questo periodo una delle cose che mi piace fare è arrampicare, che ho scoperto recentemente, quindi mi dedico all'arrampicata e un po' di sport di montagna, quindi mi piace molto stare in montagna, forse per stare un po' lontano dalle persone. Come sono le tue giornate, appunto? Hai accennato un po' all'agricoltura, ma che cosa fai nella pratica? Allora, in agricoltura giro molto le aziende agricole perché lavorando appunto nel settore giro aziende agricole, quindi sono a contatto con produttori agricoli per appunto il mio lavoro che è ricerca e sviluppo e quindi vivo molto l'ambiente dell'agricoltura. Tornando al tuo podcast, perché hai scelto proprio questo mezzo di comunicazione? Cioè perché fare divulgazione, informazione attraverso il podcast e non per esempio attraverso un blog o articoli scientifici su riviste? Ti racconto un attimo la storia perché ho iniziato a fare divulgazione col podcast, perché il tutto parte dal libro che si chiama sempre AgriFake, scritto col professor Roberto Pilu. Quindi c'era questa passione di raccontare l'agricoltura a chi non vivesse l'agricoltura, perché c'è molta disinformazione a riguardo, poca conoscenza del settore che viene visto spesso in chiave bucolica. E quindi già durante gli ultimi anni dell'università era fermentata questa idea di fare divulgazione e di scrivere un libro che si è poi realizzata qualche anno fa quando abbiamo scritto AgriFake. Poi doveva finire lì la divulgazione. In realtà per promuovere il libro, cioè per far conoscere il libro, mi è venuto in mente di cominciare a registrare alcuni capitoli del libro sotto forma di podcast. Poi ho visto che ha funzionato e quindi dall'idea iniziale di registrare solo i primi capitoli del libro si è estesa molto, la cosa poi si è evoluta e adesso faccio mezzo giornalista perché faccio le interviste ad esperti e quindi si è espanso molto il discorso della divulgazione. Quindi questa è un po' la storia. Quindi diciamo che il podcast è capitato, non era stato pensato inizialmente. Hai due stagioni per un podcast e un altro podcast che poi citeremo, Storie di Piante, anzi lo citiamo subito, ha solo una stagione. Ma hai capito chi è che ti segue? Hai capito chi è il tuo ascoltatore e pensi di essere riuscito a fare breccia come era all'inizio nelle intenzioni e di arrivare fino proprio al consumatore finale? Che importanza avrebbe questo? Premetto una cosa, che parliamo sempre di argomenti molto specifici. Parliamo di agricoltura, parlo anche un po' di ambiente e sono argomenti che comunque coinvolgono un pubblico che è sempre molto più piccolo rispetto ad altri settori. Se facessi un podcast dove si parla di musica si coinvolgerebbero molte più persone, quindi parlare di agricoltura secondo me è sempre un pubblico un po' più ridotto rispetto ad altri settori, però funziona, perché io mi sono accorto che funziona, perché gli ascolti sono sempre in crescita, gli iscritti al canale YouTube sono sempre in crescita e quindi questo mi ha stimolato molto. Inoltre feedback di molte persone che mi scrivono anche sui social, che sono contenti dei contenuti che affronto e quindi il feedback che mi arriva dalle persone mi ha poi stimolato a continuare. Da chi arriva? Hai capito chi è l'ascoltatore? Allora, inizialmente il libro e poi il podcast erano nati per fare divulgazione proprio a
chi non conoscesse per niente il mondo agricolo. In realtà io mi sono accorto che l'ascoltatore medio o il lettore medio è qualcuno che o fa parte del settore agricolo e vuole conoscerlo maggiormente, tipo per me ci sono molti studenti che ascoltano i contenuti, oppure ci sono quelle persone che hanno già un approccio scientifico e quindi gli piace la scienza in generale, magari non conoscono bene il settore agricolo e vogliono conoscerlo meglio. Mi sono accorto che diventa difficile fare quella divulgazione dove si coinvolgono persone totalmente estranee al settore, per esempio convincerle su alcuni aspetti scientifici, nel senso se hanno delle convinzioni molto forti è difficile poi fargli cambiare idea, e quindi difficilmente si va poi a intercettare il consumatore medio, che secondo me, anche per il discorso che comunque informarsi richiede tanta fatica, e quindi ascoltare un podcast, leggere un libro, secondo me è molto faticoso, e quindi diventa poi difficile che qualcuno approfondisca a tal punto da seguire un intero episodio, che molto spesso è anche lungo. Quindi questa è un po' la mia impressione. Diciamo che fare podcast ti ha preso un po' la mano, cioè hai preso gusto, perché quest'anno ha debuttato anche Storia di Piante. Perché Storia di Piante? E che seguito ha? Come sta andando? Storia di Piante in realtà è uscito l'anno scorso, è stato pubblicato, e Storia di Piante è stato un esperimento, perché avevo finito la prima stagione del podcast AgriFake e volevo sperimentare qualcosa di diverso per capire anche un altro tipo di format, e quindi parlare di piante, che è poi la mia passione, e quindi ho fatto questo podcast che però non ho più continuato, quindi al momento è lì fermo, però ha qualche migliaio di ascolti, quindi secondo me sta andando abbastanza bene anche quello. Ecco, piante, ma perché le piante ti piacciono così tanto? Questa è una passione, tutta la mia passione nasce dalle piante, da quando ero piccolo mi sono sempre piaciute le piante. Il motivo per il quale le piante mi piacciono, perché partirebbe dagli alberi la mia passione, una parte di piante, gli alberi perché vivono tanto, e quindi secondo me piantare gli alberi è come se la nostra anima proseguisse dopo la morte, quindi come se lasciassimo qualcosa di noi. Quindi è una passione che va avanti da quando ero piccolo, che ho iniziato a fare da prima l'orto. Poi dall'orto sono passato a piantare alberi e poi ho studiato prima le superiori, poi l'università. Ho iniziato a lavorare nel settore dell'agricoltura e poi podcast, e quindi continua ancora, diciamo si è evoluto in diversi modi. E quindi le piante che hai piantato quando eri ragazzino ci sono ancora? Dove sono? Le tieni d'occhio? Sì, le piante sono, ce le ho anche tutte mappate, praticamente sono originarie di un paese del sud Milano. E quindi in collaborazione con il comune ho piantato, sono più di 1000 sono piantate, quindi ce le ho tutte mappate dove sono, stanno crescendo, e quindi è una grande soddisfazione quando passeggio vedo filari interi che ho piantato direttamente. Fatti di terra. Voci dal mondo dell'agricoltura. Gli induttori di resistenza delle piante sono anche chiamati e classificati tra i prodotti per la protezione delle piante come attivatori delle difese della pianta. Oggi parliamo di ciò che il professor Mattioli, botanico italiano del Cinquecento, ha battezzato come mala aura, poi pomodoro. Potremmo, con il professor Scienza, potremmo andare avanti ancora, ma direi che ci ha dato veramente tanti spunti e tanti stimoli anche. Sì. E questo era un piccolo assaggio di Fatti di Terra, podcast condotto da Milena Crotti e Andrea Pedrazzini di Diachem. Affronta in profondità, con esperti e con un taglio che sa essere anche leggero, tematiche care agli agricoltori. Lo fa senza sottrarsi alle difficoltà che argomenti complessi e tecnici tipici del mondo agricolo portano con sé. Terra, le radici del futuro, di Intesa San Paolo, con la voce di Federico Quaranta, mi ha convinto, perché è un viaggio alla scoperta del mondo agricolo italiano attraverso 10 parole chiave. La serie è conclusa, ma vale la pena recuperarla, è sempre attuale e più o meno suona così. Io sono Federico Quaranta e questo è Terra, le radici del futuro. La tecnologia è il supporto che oggi dobbiamo avere per la crescita del comparto. Le nostre aziende le renderà più efficienti. Le aziende familiari portano con sé anche un bagaglio etico come elemento indispensabile per i passaggi generazionali. L'Italia
conta 877 cibi e vini di qualità certificata e siamo i primi in Europa per prodotti DOP, IGP e STG. Affidabile punto di riferimento è poi il podcast della Rete Rurale Nazionale. Anche le questioni più complesse, come ad esempio il piano strategico nazionale, possono essere spiegate con taglio divulgativo. Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio dei podcast della Rete Rurale Nazionale. La privativa è nient'altro che un diritto di esclusiva che viene concesso al creatore di una nuova varietà. Oggi parliamo di innovazione tecnologica in agricoltura, Internet of Things, agricoltura 4.0. Quindi ci hai illustrato in qualche modo questa impalcatura, questa architettura verde costituita quindi da una condizionalità più, come dire, impegnativa per gli agricoltori e quindi innalza l'asticella delle ambizioni ambientali su cui poi sono innestati gli ecoschemi all'interno del primo pilastro. Poi nel secondo pilastro invece abbiamo gli interventi agroclimatico-ambientali. Chiaramente gioco in casa se cito due serie coprodotte da ImageLine, sempre assieme alla Commissione europea per il progetto PartecipAC. Se la politica agricola comune è una galassia sconosciuta, potete tentare di dissipare le nebbie con le due stagioni di Con i piedi in campo e Azzurro, Verde e Marrone. Voglio poi consigliarvi l'ascolto di Parla con me, ideato e condotto da Simona Riccio, che in particolare durante la sua quinta stagione si è focalizzato sull'agricoltura 4.0 e sull'innovazione nell'agroalimentare. Infine non dimenticate di scorrere la playlist di Ci vuole una scienza del Post. Troverete davanti al microfono Beatrice Mautino ed Emanuele Minietti, un podcast a largo spettro ma con diverse incursioni nel mondo agricolo. Il tempo corre, sono andata un po' più lunga del solito. D'altra parte questa è l'ultima puntata di Coltiviamo Innovazione. Noi ci salutiamo qui, ma non abbandonate il canale di Agronotizie perché potrebbero presto esserci sorprese. Naturalmente lascio tutti i riferimenti ai podcast che ho voluto citare nella scheda di presentazione di questa puntata che trovate su Spreaker. Io, Barbara Righini, vi saluto. Ringrazio il team di ImageLine per il supporto nella creazione di questa serie e naturalmente la Commissione europea che tramite il programma IMCAP ha cofinanziato il progetto CAP for Agri Innovation e questo podcast. Se l'innovazione in agricoltura vi incuriosisce e se volete approfondire le tematiche legate alla PAC, vi ricordo che tutti i contenuti prodotti durante quest'anno di lavoro restano a disposizione da leggere, guardare e ascoltare sul sito capforagriinnovation.eu.